Sono due le gemme dell'Umbria, con Gianluca Grimani, Renzo Zorzi, referente della guida per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. La Valle d'Aosta, piccola ma con vini davvero sempre più gemme. E siamo in Romagna con Vitaliano Marchi, Daniele Scapicchio, referente della guida per la Basilicata, con il neo presidente dell'AIS Piemonte. E uno dice, beh, la Toscana è tutta una gemma del vino, come fai a scegliere? Allora, Cristiano Cini, siamo in Emilia, Giulio Balzarini, il referente della guida dell'AIS. In Emilia siamo nel Lazio con Angelo Petracci, referente della guida. Ci sono sei gemme in Puglia. Giuseppe Baldassarre, neo presidente dell'AIS Campania. Allora andiamo a vedere le gemme subito, poi però faremo anche una battuta sul Tastevenne, perché con il referente AIS Marche, Elvis Costa, neo presidente dell'AIS Alto Adige. Allora, con la neo presidente del Trentino, Fisel. Allora, presidente Fusco, il neo presidente della Calabria, ben trovato. Ovviamente siamo alle gemme della Lombardia, tre, peraltro tutte in provincia di Brescia. Il neo presidente di AIS Sicilia, Franco Baldacchino, grazie ovviamente. Della Liguria, Marco Rezzano, grazie per essere con noi. Luca Panunzio, referente guida AIS Abruzzo. Pierpaolo Fiori è referente della guida AIS della Sardegna. Sagrantino, un classico ambasciatore dell'Umbria. Beh, intanto c'è un bel gruppo di friulano in purezza. Un grandissimo Pino Nero. Non fa altro che confermare tutto quello che noi sappiamo da anni, e cioè che il Pino Nero ha trovato un territorio d'elezione in Valle d'Aosta. Sono tre Albana completamente diverse come tipologia, come stile produttivo. Un Pino Nero in Basilicata e un Pino Nero alle pendici del Vulture, un Pino Nero a 800 metri. Siamo in una terra benedetta su questo punto di vista, con vitigni importanti, il Nebbiolo soprattutto, Barbera e non dimentichiamo il Fraser, al quale certo quest'anno abbiamo dedicato un pensiero particolare. Se pensiamo a Bolgheri, no? Quindi Bolgheri nasce su due grandi linee, su due grandi linee tracciate, che sono due grandissimi vini ma con due caratteri differenti. Quest'anno ho presentato due vini, proprio due malvasie, una che è quella passita, passata in legno, l'altra ugualmente però solo in acciaio. Quest'anno noi del Lazio abbiamo premiato due vini, il Viognier con il Donna Adriana, zona di Frascati, Marino, e il Montiano e il Merlot, che sono invece dei vitigni internazionali. Due di queste gemme le abbiamo nel contesto, diciamo, del primitivo di Manduria. Anche se i produttori etichettano i loro vini come IGP Salento. Una realtà particolare che chiaramente parte da un vitigno che trova anche in questo contesto una grande interpretazione, un'interpretazione forse dal respiro internazionale, che però non dimentica di essere anche mediterraneo. Il Rogio del Filare rappresenta proprio un modello di riferimento per il Rosso Piceno Superiore, che sono quelli prodotti in un pugno di comuni, Ascoli Piceno, Ripatranzone, Uffida e pochi altri. Beh, diciamo che è un Sauvignon molto particolare, perché in genere i Sauvignon che vengono prodotti in Alto Adige sono abbastanza opulenti, sono molto intensi anche al naso, e questo è un Sauvignon un po' particolare, un Sauvignon leggiadro, diciamo così, un Sauvignon che ti invita a berne uno, due, tre bicchieri, anche tutta la bottiglia. Allora, questa annata è un punto di partenza per questo vino, dopo cinque, questa è la quinta annata prodotta da Giulio Ferrari Rosé, e da questa annata si intraprende un percorso dove valorizzare più la finezza, più l'eleganza del Pino Nero. Nella tradizione proprio del vino da, diciamo, comune, non c'è mai stato in Calabria il vino rosso di grande colore, è stato sempre un poco più rosato, forse con l'idea di poterne bere di più. Oggi si fa in Calabria anche perché il Gaglioppo è un vitigno che si presta molto bene a fare vini rosati. Casualmente mi rendo conto da poco che in effetti stiamo parlando solo di tre aziende della provincia di Brescia, non a caso, una provincia in Lombardia estremamente importante dal punto di vista vitivinicolo. È un vino che si potrebbe definire tenace e impavido, come lo è stato Marco De Bartoli. Lo Chaketra è l'ostentazione della ricchezza che non c'è mai stata in quel territorio, pur immerso nella bellezza che sono le Cinque Terre. Due vini incredibili, diametralmente opposti, perché penso che sono fatti con lavorazioni proprio diverse. Quindi solo legno grande per Valentini e cemento per Pepe. Partiamo dal Forte Rosso, è un passito di straordinaria eleganza, di straordinaria presenza.
ottenuto al 100% dal vitigno carignano, il vitigno di quel territorio sottoposto a un appassimento in parte in vigne e poi affinato anche durante il periodo di maturazione. Molino del Lattone 2016, cosa ha di particolare rispetto agli altri Sagrantino? Questo vigneto con un'esposizione particolare, un'esposizione verso nord, con un terreno molto particolare, invece acquisisce un tratto di leggiadria che per un Sagrantino sembra essere del tutto inappropriata, ma che invece racconta paradossalmente la forte territorialità. Il friulano, sappiamo, è l'uva e il vino bianco tipico della regione, naturalmente, per eccellenza. E quindi vedere questi vini raggiungere punteggi così elevati, evidentemente, significa che anche i nostri vecchi avevano visto giusto nel vitigno, no? Ed effettivamente ha delle espressioni che sono meravigliose. Emerico lo conferma, dato il punteggio lo vale tutto, ed è una scelta del produttore in realtà di valorizzare proprio questo vitigno e un certo tipo di territorio. Hanno scoperto che questa vigna dava dei risultati particolari e quindi scelta poi della botte piccola per valorizzare chiaramente il Pinot Nero. La prima è lo scacco matto di Fattoria Zerbina, che è un passito con attacco di Botrytis cinerea, quindi è un botritizzato, ma è un vino storico della Romagna, così come è storico il Codronchio, che è il secondo vino Albana che abbiamo premiato. Si potrebbe immaginare che il Pinot Nero è definito vitigno internazionale, però di fatti in Basilicata, in particolare sul Vulture, c'è sempre stato. Dal 1800. Ma anche prima. Poi di fatti nel periodo post-Fillossero scompare perché non produceva un vino da taglio e quindi per esigenze commerciali di fatti praticamente scompare. La Gemma in qualche modo vuole identificare quello che poi è il pensare internazionale sulla qualità del vino, limitare il numero delle referenze autorevoli di una regione solo per una questione di in qualche modo non avere troppi nomi non è possibile. Quindi certo, alla fine io credo che ci si allinea col pensiero della qualità del vino a livello internazionale. Bontalcino, secondo noi, sta vivendo un momento davvero eccezionale. I produttori stanno localizzando sempre di più un concetto di altitudine, un concetto parcellare, un concetto che è andato oltre quello già complicato del versante, no? Quindi nord, sud. Siamo nella parte più orientale del Piacentino, quindi Val d'Arda. Questa zona è molto particolare perché ha dei terreni risalenti al periodo del Piacenziano e quindi terreni molto particolari che danno soprattutto per quanto riguarda diciamo così, l'ambiente pedoclimatico delle escursioni termiche importanti. Tutti ci raccontano giustamente che il grande vino nasce nel vigneto. Oggi quei vigneti hanno 20-30 anni, sono arrivati in piena maturità ed esprimono dei vini che a nostro modo di vedere hanno completamente sbaragliato come punteggio tutte le degustazioni che abbiamo fatto nelle sedi del Lazio coperte, e quando le abbiamo scoperti non abbiamo fatto altro che prendere atto di un livello qualitativo assolutamente eccellente. La sottigliezza dei suoli con un basamento calcareo assicura una grande eleganza ai vini. Qui abbiamo un grande interprete che è Nicola Chiaromonte, che fa dei vini più ricchi, più concentrati, ma di grande possibilità evolutiva. Questa è un'occasione per sottolineare una grande potenzialità, una risorsa del nostro territorio, i grandi vini bianchi di evoluzione che attraversano il tempo, che sfidano il tempo, grazie a un nostro ordinario vitigno e anche un grande territorio che è l'Irpinia. Un filo conduttore voluto non c'è stato, l'abbiamo colto in fondo. Perché in realtà c'è una cosa che le accomuna tutte e cinque, è che tutte e cinque hanno il rispetto del suolo e dell'ambiente, perché tutti vengono da agricoltura biologica. Secondo me stanno crescendo e ci sono espressioni molto interessanti, molto, molto belle. Certo che non è la versione più facile da produrre, no? Qualcuno cerca il colore, qualcuno cerca il profumo. Qualcuno cerca la complessità e quindi l'enologo ha un bel lavoro, un grande compito. Negonio è un grande vino, una purezza. Questo vitigno che è ancora poco conosciuto, che generalmente trova la sua espressione nel nord della Calabria, però diciamo con attenzione e nei luoghi adatti riesce a dare un vino che non ha niente
in meno dei grandi vini. Il Franciacorta, per dare un nome rispetto a queste denominazioni, è sicuramente una denominazione, un gruppo di produttori che ha fatto gruppo, come stavo dicendo, e che ha portato avanti l'enologia lombarda molto bene. È una storia antichissima, è una storia di fatica, di passione, di uomini, di donne. È una storia di donne che accudivano le vigne quando gli uomini erano per altre faccende affaccendati, per mare per lo più, come se fossero dei membri della famiglia, dei bimbi, dei figli. Il Trebbiano di Pepe è un vino molto particolare. Sai, quando lavori col cemento c'è sempre dei nasi molto floreali, molto fruttati. Al palato c'è questa sapidità e questa morbidezza proprio. E molti hanno sempre pensato che era un vino che potesse durare poco nel tempo per avere queste caratteristiche. Assan invece è un umbaggio sardo-bordolese, se posso permettermi, perché ci sono i tre vitigni bordolesi, Cabernet Franc, Sauvignon e Merlot, e in più c'è il Cannonau, tutti con proporzioni di un quarto in quarto. Le chiedo da neo presidente, dove sta andando la Sicilia del vino, così diversa, così conosciuta, ma quali possono essere le prospettive, anche le novità per lei? Allora, le novità potrebbero essere quelle che sono un progetto che anche la regione siciliana sta avallando con l'Istituto Regionale Vitioli di Sicilia, con i vitigni reliquie. Ci aspettiamo per il futuro che ritorni ad essere il grande messaggero del vino bianco italiano. È quello che abbiamo premiato oggi, è un po' la chicca. Le bollicine. Intanto, sempre nel campo dei bianchi, abbiamo una grossa riscossa del Trebbiano romagnolo, che è sempre stato un vitigno bistrattato, però nelle zone collinari stanno venendo fuori delle novità in assoluto, stanno venendo fuori dei vini che anche quest'anno alcuni hanno preso le quattro viti. Questo territorio unico incontra poi la voglia di sperimentare di alcuni produttori, come Terra de Re per il Pinot Nero, ma abbiamo anche vitigni come il Miller Thurgau e il Treminer Aromatico, che danno vita a vini di grandissima complessità. Ci stiamo concentrando sul territorio centrale, il territorio dell'Ambrusco. Vogliamo approfondire le nostre conoscenze su questo territorio. Vogliamo scavare, vogliamo trovare cosa c'è di meglio nel mondo dell'Ambrusco. A Di Gemme ci sono, secondo me, già adesso, ci sono tutti gli altri nostri vitigni minoritari, il Marzamino, il Nosiola, ci sono alcuni vini passiti, soprattutto il vino Santo Trentino, che sicuramente diverse volte è stato già anche premiato, ma anche vale la pena. Poi la Calabria è un'isola, non è vero che la Sicilia è un'isola, la Sicilia è un continente. La Calabria è un'isola perché è difficile arrivarci. La Calabria che vera è quella che sta nascosta. C'è tanto di longevità nell'Oltrepò Pavese, indiscutibilmente, con diverse espressioni di Pinot Nero e con vini un po' più muscolosi, magari dal punto di vista della struttura, come può essere il Buttafuoco. C'è l'Orisi, c'è la Insolia Nera. Noi abbiamo dei vitigni autoctoni molto buoni, performanti, che, come il Pecorino, che non riusciamo ancora a capire quale sia l'evoluzione massima. C'è tanta longevità sempre in provincia di Brescia, nella zona del Botticino, un altro areale piccolissimo, per non parlare poi della Valtellina, dove il Nebbiolo lì ha un'espressione sottile, diversa magari quella della zona della Langa, però estremamente longevo, soprattutto per quanto riguarda il Valtellina superiore rispetto allo Sforzato, che invece ha magari forse meno spinta di longevità. Probabilmente in questo momento tra i rossi il Carignano ha le maggiori e forse migliori performance.